4 rimedi naturali per rinforzare i capelli. Senza dubbio i capelli sono una delle parti del corpo più importanti per via del loro valore estetico. Nonostante ciò, non basta solo che appaiano belli in ogni momento. È fondamentale prendersene cura, soprattutto per evitare alcuni dei problemi più comuni al rispetto. A questo proposito, la perdita di capelli è solitamente piuttosto comune, tanto negli uomini quanto nelle donne. Per questo motivo vi suggeriamo alcuni rimedi naturali per rinforzare i capelli. In realtà, le seguenti idee sono molto semplici e pratiche da realizzare in casa, quindi non avrete nessun problema a provarle. Ad ogni modo, è importante ricordare che i capelli sono una zona molto sensibile e, di conseguenza, se si hanno problemi seri o costanti sarebbe meglio consultare uno specialista. Il dermatologo saprà seguirvi e trovare una soluzione. Grenetina. La grenetina, o gelatina animale, è un prodotto molto conosciuto perché è quello con cui si producono le gelatine. A grandi linee la grenetina è una proteina che si trova nel collagene delle ossa, delle pelli e delle cartilagini di alcuni animali. Come avrete notato, la grenetina aiuta a rafforzare i capelli grazie al suo alto contenuto di collagene. Come se non bastasse, oltre a essere utile per i capelli, rinforza anche le unghie. Il miglior modo di rinforzare i capelli con la grenetina è di aggiungere una bustina di questa proteina nel flacone dello shampoo che utilizzate tutti i giorni, agitandolo finché non sia ben mescolato. Applicate lo shampoo normalmente, sciacquando alla fine. Se invece desiderate ottenere migliori risultati, vi consigliamo di sciogliere la grenetina in mezza tazza d'acqua tiepida e di applicarla sui capelli, sempre risciacquandoli. Come sappiamo, l'olio d'oliva ha proprietà molto interessanti, di grande aiuto per diverse cose. In questo caso, l'olio d'oliva aiuta anche a rinforzare i capelli. Allo stesso tempo, fa sì che i capelli smettano di essere opachi, donando lucentezza e morbidezza. Per raggiungere questo risultato basta versare 2 cucchiaini di olio sui capelli secchi prima di fare la doccia. È importante che vi mettiate una cuffia da doccia in modo che l'olio faccia effetto sui capelli. Infatti, il vapore del bagno aiuta a far sì che l'olio penetri meglio in tutto il cuoio capelluto. Dopo circa 10 minuti togliete la cuffia e sciacquate i capelli normalmente. Potete usare sia lo shampoo che il balsamo. Miele. Il miele è un altro prodotto di origine animale di grande aiuto per i capelli fragili, che si spezzano o che cadono con facilità. Grazie ai suoi nutrienti il miele rafforza e dà corpo al capello. In questo caso potete mettere un po' di miele sui capelli e spargerlo aiutandovi con i polpastrelli. Se volete, potete fare un lieve massaggio in modo che il miele penetri in profondità. Dopo circa 15 o 20 minuti, il tempo giusto per permettere al miele di agire, dovete sciacquare con acqua calda o tiepida. Pertanto, la cosa migliore è fare una doccia utilizzando il vostro solito shampoo. Una curiosità, usare il miele tutti i giorni può anche schiarire i capelli o creare delle meche, infatti, questo prodotto viene utilizzato anche in alcuni shampoo in commercio per ottenere lo stesso effetto. Per quanto possa sembrare incredibile, le uova sono un'ulteriore alternativa per rinforzare e rendere più belli i capelli. Ciò è dovuto al fatto che l'uovo è ricco di vitamine E e D, fondamentali per rinforzare capelli e unghie.
Sebbene tali benefici possono ottenersi mangiando questo alimento, sicuramente potete ottenerne di maggiori se lo applicate direttamente sui capelli. Anche nell'albume ci sono delle vitamine, sebbene il 90% del suo peso corrisponda ad acqua. È molto semplice, dovete solo sbattere un uovo crudo in un piatto e poi applicarlo su tutto il cuoio capelluto, facendo un leggero massaggio con i polpastrelli in modo da farlo assorbire meglio. Lasciate agire per circa 15 minuti e poi sciacquate. È molto importante fare quest'ultimo passaggio utilizzando acqua fredda o tiepida e mai con acqua calda. Ovviamente potete utilizzare qualsiasi shampoo o balsamo per eliminare del tutto ogni traccia di uovo rimasta.